Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati alla posta del cuore part 2. Oggi per l'occasione ho la fascetta, ma in realtà è solo per comodità, perché così quando andrò a montare questi video, cioè quello che avete visto ieri e quello di oggi, almeno so quando stoppare, quando si tratta di un altro video, insomma, cazzi nostri di youtuber, insomma. Allora, nella scorsa puntata vi ho lasciato un po' esterrefatti, sicuramente, perché ho dato un po' di matto e vi ho dato anche dei consigli molto spregevoli, però veritieri. Ed è per quello che la mia posta del cuore è la unica e vera posta del cuore di tutto internet, di tutto il mondo, perché non ho problemi, non ho filtri a offendervi anche voi, sottone che non siete altro. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande. Se avete perso la puntata di ieri, ve la lascio qui, così la potete andare a recuperare e poi tornate qua con i nuovi messaggi. Andiamo subito a leggere il primo. Allora, mi piace un ragazzo che fa anche parte del mio gruppo di amici, un anno più grande di me, che fa la mia stessa scuola. La storia d'amore più bella del mondo, tutto lì, ce l'hai tutto lì. L'anno scorso andiamo in gita insieme ed io, gasata al massimo, ne parlo con alcune mie compagne che glielo vanno a ridire. Che teste di cazzo, le tue compagne. Anyway, lui, senza pensarci troppo, mi frienzona. No, era partita così bene. Dopo solo una settimana che ci stavamo sentendo e le cose sembravano andare anche bene. A me lui piace ancora tantissimo e vorrei una seconda opportunità. Come posso fare? Ti prego, aiutami. Allora, non ho capito una cosa. Cioè, le tue amiche sono andate a dirgli a lui che a te piace e lui messaggia con te una settimana e dopo una settimana di te lo fanno usare e poi ti frenzona. E dopo un anno te sei ancora lì che glielo vuoi annusare, insomma. No, ragazza, no. Cioè, il primo uomo... primo ragazzo che è stato un minimo sincero, che cioè, in tutti i messaggi che ho letto fino adesso, nessun uomo è stato sincero così. Te ancora sei lì a dire voglio una seconda possibilità. Ma che seconda possibilità c'è? Allora, ragazzi, ritorniamo al titolo di ieri. Gli uomini alla fin fine sono dei coglioni, ragazzi. Però se ti dicono una cosa, è quella. Non è come voi donne che fanno tutti questi giochini mentali. No, se l'uomo ti dice nero, è nero. Questo qui ti ha frenzonato. Vuol dire che non gli piaci. Quindi è inutile ancora andargli dietro. Magari quando vedrà che a te non interessa più e hai spostato la tua attenzione verso un altro, possibilmente uno che odia, lui casualmente si accorgerà di te. Ma sarà solo una sfida, ragazza. Non significa che gli piacerai, vorrà solo vincere contro l'altro uomo, perché gli uomini sono degli animali. Sono diventato un poeta grazie a voi e questa rubrica. Anyway, prossimo messaggio è un po' lunghino, quindi iniziamo subito. Aprite le orecchie. Ciao Cristiano, prima di iniziare ad ammorbarti con il mio problema di cuore, ti volevo dire che ti seguo. Ok, grazie, ti amo anch'io. Allora, ho avuto una relazione molto turbolenta, finita da poco per l'ennesima volta. Che vuol dire per l'ennesima volta? Che vi siete lasciati e poi ristate insieme, poi vi rilasciate e poi ristate insieme? Non me lo dire. Mi fidanzai con questo ragazzo che conobbi a scuola. Fu bocciato e quindi divenimmo compagni di classe. Bellina. Da quanto tempo è che non sentivo divenimmo? Adoro, brava, brava, adoro. Siamo stati insieme per quasi 2 anni e la nostra relazione era molto bella e tranquilla, ma soprattutto si reggeva in piedi grazie al fatto che andavamo in classe insieme e quindi eravamo inseparabili. Finito il liceo ci lasciammo tragicamente in estate. Ma come tragicamente? Che è successo? Però non mi potete dire queste cose e poi non scrivermi i dettagli, io voglio sapere tutto, ora così mi faccio i film mentali, ragazzi. E dopo questa io provai a tornare con lui ricevendo esito negativo. Passarono poi 10 mesi e nel mentre ci sentivamo e vedevamo sporadicamente, più che altro per ricongiungersi in intimità, capisci a me, Issima? Ho capito, ho capito. Io però nel frattempo mi ero fatta una vita, ho conosciuto e frequentato ragazzi, a differenza sua che non ha conosciuto nessun'altra. Lo dici te.
Quest'estate lui inizia a tartassarmi di messaggi e chiamate dove implorava di tornare insieme perché senza di me la sua vita non aveva un senso. Ragazze, questi uomini che implorano, ma no, ciao, hai avuto la tua possibilità, ma cosa vuoi adesso? Levati, levati! Promettendomi un amore eterno con tanto di matrimonio felice. Ma questo è pazzo, è psicopatico. Io, Polla, ci sono cascata. Oddio. Siamo tornati insieme. La nostra seconda relazione è durata circa 6 mesi. Ma purtroppo erano più i giorni che litigavamo rispetto a quelli di pace. E questo vi fa capire che io vi ho sempre detto, da quando esiste You Love, la posta del cuore, o comunque voi la chiamate, tornare con il proprio ex è come quando voi vendete la vostra macchina e dopo qualche mese la ricomprate. Avrà i soliti problemi, però avrà molti chilometri in più nel frattempo. Quindi no, non si torna mai con l'ex, mai. Anyway, siamo arrivati al punto di rottura assoluta. Lui mi ha detto parole orrende che al solo pensiero mi viene da rimettere. Boia. Adesso sto cercando di andare nuovamente avanti, ma non riesco a non pensarlo. Un ciado fisso, ma come mai? Perché lo vuoi uccidere, spero. Questa rottura è stata più dura della prima, forse perché le aspettative erano più alte. Il problema è che lui non mi darà mai ciò che desidero. Appunto, mi è partita un guerrino. Non mi dava abbastanza attenzioni, ci vedevamo poco e sta diventando anche tirchio. Tirchio, siamo andati a mangiare fuori insieme l'ultima volta dopo più di un anno. Ma io non capisco il tempo di questa storia, vabbè. Non so che fare, mi manca da impazzire, ma con lui so che soffrirei troppo. Come faccio a dimenticarlo? Allora, ti dico prima la cosa da stronzo e poi la cosa carina. Allora, la cosa da stronzo è: ti manca così tanto, ma perché? Perché? Perché se ti fa star male, sai che non è l'amore della tua vita, sai che non ti darà attenzioni, sai che non ti darà mai quello che vuoi. Perché ti manca? Perché ci vuoi tornare? Ma sei impazzita? Le persone così, che sono un po' feticiste del dolore, cioè, in questo caso te lo dimenticherai quando troverai un altro pezzo di merda. Ci scommetto l'anima. E io non vorrei dire una cosa del genere, perché mi dispiace, perché anche io ci sono passato, perché anche io sono un po' feticista del dolore, che vado sempre a impelagarmi nelle situazioni che mi fanno stare sono diventato cinese, che mi fanno stare male. Ed è proprio per quello che vi voglio aprire gli occhi, ragazze. Basta, basta. Allora, obiettivamente parlando, so che con l'amore obiettivamente non si può parlare, però proviamo per un attimo ad aprire il cervello e a chiudere il cuore, che per voi è più difficile, perché per trovare il vostro cuore bisogna andare sotto le tette, che avete delle tette enormi, molte di voi, molte ce l'hanno meno di me, però questo è un altro discorso. Insomma, se voi obiettivamente parlando state con un uomo che non vi soddisfa in nessun modo, che vi tratta anche di merda, perché? Perché volete andare ancora a provarci a sistemare la situazione? Siamo 7 miliardi e mezzo in questo mondo! La metà sono uomini! Il 10% sono gay, quindi sono mia, mi dispiace! Cambiate, aria, siete giovani ragazze, siete giovani, dovete vivere voi che all'amore ci credete sempre, non vi impelagate in queste situazioni a senso unico, basta. Mi sono reso conto che mi manca la parte carina è amore. Dimenticalo, prossimo messaggio. È bella questa cosa di me, che leggo i vostri messaggi, perché scopro le vostre vite incasinate e soprattutto tutte diverse, tra l'altro. Non c'è una che ha un problema uguale a un'altra. Anyway, iniziamo. Ho una crush da un po' di mesi. Lui sembra ricambiare, ma poi mi dice che è fidanzato. Lo sapevo, l'ho appena detto, però vabbè. Continua però a mandarmi delle frecciatine. La mia amica dice che è per farmi ingelosire. Ho deciso quindi di giocare la sua stessa moneta e ho detto che ero fidanzata per vedere la sua reazione. Sembra che ci sia rimasto male. Secondo te che devo fare? Continua a starci sotto, lascio perdere o un bacio ti adoro? Lascia perdere, ma stai scherzando? Cosa? Ma allora ragazza, se è vero che mi segui, dovresti aver visto i miei posta del cuore precedenti, le altre edizioni, quando io vi dico e vi ripeto e vi prego praticamente in ginocchio dicendovi: non ci provate con la gente fidanzata, perché vi può anche andare bene. Ma poi, come ha lasciato la fidanzata per voi, lascerà voi per un'altra. Quindi stop right now, thank you very much. Cambiamo.
Hashtag la posta del cuore. Sono letteralmente pazza per un ragazzo, peccato che sia bisex. Peccato che gli piacciono anche le donne, quindi. Per fortuna ora è più etero del solito. Va a periodi, insomma. Siamo diventati amici, ma non capisco se posso piacergli o meno. È un ragazzo molto aperto con tutti e socievole, ci credo, gli va bene tutto. Docoio, insomma, vabbè, bocca mia. E quindi non riesco a capire nulla dei suoi sentimenti. Non so come fare per conquistarlo. Amore, ormai siete diventati amici, quindi non te lo darà mai più. Questo è quello che penso. Però non capisci come fargli a dire i tuoi sentimenti. Diglielo, lo prendi e lo limoni una sera, così magari mentre quando bevete c'hai una scusa che sei un po' ubriachella, così lo prendi e lo limoni e guardi la sua reazione. Sicuramente, tanto io ne sono sicuro, dirà mi piacciono gli uomini, sicuramente. Però può anche darsi che ricambi il bacio, insomma, fammi sapere poi cosa ti dice. Prossimo messaggio, mantienimi anonimo, please. Ragazzi, come vi ho ripetuto nell'altro You Love, perché lo continuo a chiamare You Love, nell'altra posta del cuore, non dirò mai i vostri nomi, tutti i vostri messaggi saranno in anonimo. Quindi non c'è bisogno di specificarlo. Anyway, è da qualche giorno che nel gruppo della parrocchia... Parrocchia, vabbè. Ho addocchiato uno. Ma sei un maschio? Sì, è un maschio. Strana la chiesa come posto LGBT, vero? Sì, infatti me lo stavo domandando, però scusate, senza nulla togliere. Senza che io facessi niente, lui ha iniziato a parlarmi. Vabbè, che c'è di male? Tanto è che ora ci sentiamo e stiamo iniziando ad uscire. Ma nel senso come amici o nel senso come... Pem. Oddio, mi si vede la maglietta della salute. L'ultima volta che ci siamo visti ci siamo tenuti la mano nel tragitto di ritorno. Adoro. L'unica cosa è che io ho paura di non essere ricambiato visto il luogo in cui l'ho conosciuto. Aiutino? Dovrei fare qualche avance? Scusami. Se lui ha fatto la prima mossa, avete iniziato... Oggi non so parlare italiano. Basta, signore, perché ce l'hai con me? Avete iniziato ad uscire insieme. Addirittura ti ha dato la mano per il tragitto di ritorno. Cosa non hai capito? Questo ti vuole. Comunque, continua il messaggio. Un'altra mia preoccupazione è il fatto che ho paura che lui possa capire della mia sessualità. E se non ricambiasse e l'andasse a dire a tutto il gruppo, sarei veramente rovinato. Non so se lasciar perdere. No, io non ho capito un cazzo. Scusami. Cioè, hai paura che lui scopra la tua sessualità? Ma vi siete dati la mano? Uscite insieme? Cosa c'è da tenere nascosto? Come lo sei te, lo è anche lui a regola, perché io non penso che un ragazzo etero dia la mano ad un altro ragazzo etero per passeggiare. Non l'ho mai visto in vita mia, o al massimo qualche mio amico etero lo fa con me, ma così per scherzo. Devo iniziare a frequentare la chiesa, a quanto vedo c'è tanta carne al fuoco. Comunque, a parte gli scherzi, io non so a questo punto in che rapporti ci sei, però comunque te basta. Cioè, non fare avance, non fare nulla, lascia fare tutto a lui. E così prima o poi scoprirai le sue vere intenzioni. Prossimo messaggio. Ciao Issi, ma non credo che leggerai mai questo messaggio. E invece ti sbagli, a quanto pare. Però ci devo dirti che ti seguo da quando avevo solo 15 anni. Adoro. Sono cresciuto con i tuoi video. Allora sarei cresciuto sicuramente benissimo, ti amo. Anyway, ho conosciuto esattamente un anno fa un ragazzo di nome Christian. Oh, come me. Oddio, forse non dovevo dire il nome. Vabbè, un ragazzo di nome come me, quasi, senza la O. Adoro. Che mi ha fatto follemente innamorare di lui. Non riesco a smettere di pensare a lui nemmeno un attimo dalla prima volta che ci siamo visti a casa mia. Primo appuntamento a casa tua? Bitch. Vabbè. Siamo rimasti insieme per circa 6 mesi, in cui sono stato malissimo dato che ci siamo visti solo 3 volte. What? Dopo 6 mesi di tira e molla ci siamo lasciati, ma io non sono riuscito ancora a dimenticarmelo, nemmeno dopo altri 6 mesi dalla rottura.
4 giorni fa ci siamo rivisti e mi sono sentito riutilizzato perché abbiamo fatto un 6-9, unite il numero, in macchina. Per di più lui ha problemi con la famiglia, ancora non è dichiarato. Insomma, è totalmente da rottamare, ma non riesco a mandarlo via dalla mente nemmeno un secondo. Come se lui fosse l'uomo della mia vita, anche se non mi scrive mai ma cosa ho letto. Allora ragazzo, innanzitutto non può essere l'amore della tua vita, lo hai visto 3 volte, 4 con questo 6-9. Cosa sto dicendo? Sto impazzendo. Ragazzo, parliamo seriamente. Allora, già hai perso 6 mesi della tua vita insieme a questo tizio che hai visto solo 3 volte, quando potevi utilizzare questi 6 mesi conoscendo altri ragazzi o magari un solo ragazzo che abbia voglia di stare con te. Seconda cosa, come vi ho sempre consigliato anche nell'altro, la posta nel cuore di ieri appunto, non dovete mai rivedervi con gli ex, perché appunto poi succedono queste cose, vi usano per queste cose perché sanno che voi siete lì come zerbini ad aspettarli intrepidanti con la bocca aperta. Quindi stop, ok, stai male, sei stato male, ci hai pensato, però è chiuso, mettici una pietra sopra, magari grossa così gliela si dia addosso, almeno non può più far male a nessuno. E cambia pagina, volta pagina. Vedrai che tanto sarai giovane sicuramente, ora non so quanti anni hai, però amore, ne deve passare d'acqua sotto ponte, o in questo caso dentro il culo. Anyway, se volete, mi è venuto in mente adesso che vi potrei fare uno story time in cui vi racconto come ho superato tutte le mie storie d'amore, nel senso cosa ho fatto quando mi hanno lasciato e come ci sono stato e come mi sono vendicato quando mi sono vendicato. Mettete like se volete e soprattutto scrivetemi qua sotto nei commenti se vi piacerebbe uno story time del genere, domando sempre a voi ovviamente. Siamo arrivati anche oggi, ahimè, all'ultimo messaggio, perché non volete un video che duri 2 ore, vero? No, non ve lo devo domandare perché sennò voi dite sì che lo vogliamo, un video di 2 ore. Fate finta che non abbia detto nulla, insomma andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciaoissima, dopo svariate esperienze negative di ragazzi conosciuti in chat, avevo deciso di smettere e di cancellarmi dall'applicazione, ma essendo una persona molto timida, introversa e gay... Allora, poi ritorniamo un attimo al messaggio. Ho scoperto, grazie anche a questi poste del cuore, insomma a queste poste del cuore, che la percentuale di ragazzi omosessuali che mi seguono è aumentata tantissimo in questi anni ad ora. Vi ricordate i primissimi anni, per chi mi segue da ormai tantissimo, che i gay erano un po' contro di me, che mi offendevano sempre, dicevano te non ci rappresenti, ti odiamo, oddio ma cosa fai, tutto quanto. Adesso invece vedo con molta gioia nel cuore che tantissimi ragazzi mi stanno seguendo e gli sto simpatico magari e chiedono consiglio, adoro tantissimo, grazie, grazie, vi amo. Quindi il che significa che il mio canale è cresciuto non nel senso di iscritti, è cresciuto, ha fatto crescere anche me come persona, magari sono cambiato, magari avete visto qualcosa di buono in me, insomma, quindi grazie mille. Ma questo è un altro discorso, torniamo al messaggio. Faccio difficoltà a conoscere un ragazzo al di fuori della chat perché non ho modo di aprirmi con i miei tempi. Ti capisco bene, cioè io mi apro anche troppo, non in quel senso brutti svergognati, è che divento aggressivo e quindi la gente poi si impaurisce e scappa. Ho deciso di reinstallare l'applicazione per l'ennesima volta, ma ogni volta è sempre un disagio, un cerchio che non si chiude mai. Ragazzi, l'applicazione per incontri per gay è uno zoo, è un'arena, è un colosseo ai tempi dei romani, si ammazzano tutti, o dovrebbero morire. Ho conosciuto in chat un ragazzo 5 mesi fa e dopo 2 settimane ci siamo incontrati per conoscerci meglio. A primo impatto è andata bene. Infatti c'è stata molta sintonia fin da subito. Ora ci si sente tutti i giorni e ci si vede molto spesso. Amori, quindi non è stata un one night stand. Adoro, brava. Bravo. In intimità è tutto ok, lui mi piace, credo di piacergli anch'io. Anche perché se no non t'avrebbe rivisto. E
Però vorrei delle sicurezze che non ho. Lui ha messo quasi fin da subito le mani avanti, dai, no, lo sapevo. Dicendo che non vuole impegnarsi perché non è in grado psicologicamente, perché è da poco che si è dichiarato e vuole fare le sue esperienze. Cazzate, minchiate, ragazzi. Mi demonetizzeranno tutti i video per queste parolacce di merda. Sono cavolate, cavolate. I ragazzi sono degli animali. E diventerà il titolo nuovo per questo video, questa cosa. Hanno sempre voglia di annusare la farfallina, il buchino degli altri animali. Non si accontentano di uno, anche se gli piace molto. Ma è il loro istinto, ragazze e ragazzi. Non ce la fanno, è più forte di loro. E soprattutto, diffidate da quelli che subito all'inizio vi dicono io però non mi voglio impegnare. Perché perderete il vostro tempo, perché le persone che non si vogliono impegnare e hanno nella testa di non volersi impegnare non si impegnano. Avete voglia di sì, ma poi magari se mi conoscerà si innamorerà. No, succede solo a voi, agli altri non succede queste cose. Anyway, non succedono queste cose. Continuiamo con il messaggio. Quindi mi ha detto che se voglio conoscere qualcun altro al di fuori di lui posso farlo. Esattamente quello che vi stavo dicendo. Io infatti, un po' per gelosia nei suoi confronti, un po' per dargli retta, ho provato a conoscere un altro ragazzo, ma non è servito a nulla perché a me piace solo lui. A ridargli, lo sapevo. Quindi non so che fare, se continuare a stare con lui però senza essere il suo vero ed effettivo ragazzo, o se dirgli qualcosa, ovvero dichiarando i miei dubbi sul nostro rapporto, rischiando però di contraddirlo e quindi allontanarlo. Graziissima, grazie, se mi risponderai un abbraccio. Un abbraccione anche a te. Allora ragazze e ragazzi, anche questa l'ho vissuta nella mia pelle. Oddio quanto ho vissuto, come si vede che ormai sono vecchio, voglio morire. E quindi basta, con questa maglietta sotto me la devo levare, via. E quindi so cosa consigliarti. Cioè non so cosa consigliarti, però so cosa consigliarti. Insomma, capisci a me. Cosa vuoi fare? Ovviamente te sei diventato un sottone perché ti sei innamorato, diciamo, di questo ragazzo, che ovviamente lui da subito se ne lava le mani dicendo: io non mi voglio impegnare. È paro paro la situazione, una delle ultime che ho vissuto prima che diventassi casto. Quindi, lui sa che comunque la certa ce l'avrà sempre con te, perché te gli sei come Zerbino e pronto all'uso. Però non è innamorato di te, non gli piaci in quel senso da voler qualcosa in più, perché ha nella testa il dover intartufare più tartufe possibili. Quindi lui non la chiuderà mai questa situazione, perché a lui gli va bene così. Mette il pene in mille scarpe, o in questo caso in mille buchi. Anyway, come sono volgare, ragazzi. Comunque la cosa è in mano tua, perché lui pensa di avere tutto sotto controllo, ma sei te che hai l'ultima parola. Ti va bene questa situazione? Sei disposto a andare oltre il fatto che lui sicuramente vedrà altre persone e in te vedrà solo divertimento e sì, anche un po' di affetto, ma comunque non diventerà mai il suo fidanzato? Se ti va bene, tranquillo, continua così. Puoi anche parlarnene, ma tanto a queste persone da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce, e quindi non gliene fregherà un cazzo. Io ti consiglio di chiudere, nel senso, lo so, è facile quando siamo al di fuori che non si vive questa situazione, se io da voi sento questo e vorrei sentire questo, insomma. Vi ho già detto che ho già vissuto una situazione del genere e la cosa migliore per me è stata il chiudere. Chiudere tutti i rapporti possibili con le persone così animalesche che vogliono solo divertirsi e loro pensano di essere nel giusto, perché dall'inizio ti dicono: io mi voglio solo divertire, quindi sai già che non ci potrà essere nulla. Quindi loro con questa scusa hanno la scusa per fare gli stronzi. Ma no, invece siete solo stronzi e meritate proprio la merda nel viso. Anyway, chiudi. Starai male, però tanto prima o poi qua conoscerai un altro, o magari diventerai casta, abbraccerai la castità come me e ti butterai a capofitto nel lavoro. Fammi sapere ovviamente cosa poi deciderai di fare.
attendo la sua risposta con intrepida attesa. Adesso, ragazzi e ragazzi, anche questa puntata della posta del cuore lunghissima termina qua. Ovviamente vi ripeto, se siete arrivati fino a questo momento del minutaggio del video, non so quanto durerà mai, però molto lungo, quindi se siete arrivati fino a qua, vi meritate un applauso e un bacino da parte mia. E soprattutto vi ricordo di non scrivermi ancora i vostri problemi di cuore sul mio Instagram, ma di scrivermelo solo quando vedete che io ho pubblicato la Instagram Stories in cui vi chiedo di scrivere i vostri problemi, perché se no si accavallano tutti, sono tantissimi e non leggerò mai i vostri commenti. Quindi, detto questo, grazie per essere stati con me ancora una volta. Commentate qua sotto scrivendo quello che volete e ovviamente, come sempre, scrivendo la vostra opinione sui problemi che vi ho letto oggi e soprattutto se siete d'accordo con i miei consigli oppure no. Mettete mi piace a questo video che se ne merita, secondo me, tantissimi, 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 e se non ne vedo tantissimi mi incazzo e chiudo il canale. Iscrivetevi al mio canale. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!